200 commensali alla cena di Sant'Antonio. Sabato 20 gennaio l'alto numero di presenze ha decretato il successo dell'iniziativa. Il comitato di Sant'Antonio Abate ha organizzato la manifestazione all'Hotel Atlantic, commenta Mario Vallone nel comitato. Siamo soddisfatti della partecipazione. Hanno presenziato quasi tutti gli amministratori locali. Il sindaco Claudio Gambino ha affermato: con questa festa conserviamo memoria delle tradizioni borgaresi. Inoltre un'occasione per fare beneficenza verso coloro che sono in difficoltà. Tra i presenti c'era anche Pier Mario Barbero, segretario zonale della Coldiretti. Il comitato di Sant'Antonio, proprio nei giorni scorsi, ha formalizzato l'intenzione di donare un aratro antico al comune di Borgaro. Annuncia Carlo Chiabotto, il manufatto verrà posizionato sulla rotonda di via Tetti dell'Oleo, un modo per lasciare una testimonianza della nostra presenza in città. La serata culinaria borgarese è stata allietata dal gruppo corale Le Mondine e dal duo musicale Maria e Fabros, uno dei gruppi più in voga in questi ultimi anni nell'ambito dell'orchestra da ballo. A presentare la serata Pier Giorgio Sciandra, decano di questa manifestazione che con grande orgoglio in questa stagione ha spento la 54esima partecipazione a questa tradizionale festa borgarese. Al termine della serata è stata messa all'asta la campana di Sant'Antonio, che per 1.800 euro è stata vinta da Maria di Benedetto di Veneria Reale. La signora Maria l'ha voluta donare a Mario e Marinella Vallone, membri del comitato di Sant'Antonio Borgarese.